Ciao, sono Marco Confortola, alpinista, guida alpina e tecnico di elisoccorso. Oggi è una giornata speciale, è passato a trovarmi Attilio Fontana, il nostro presidente di Regione Lombardia. Buongiorno e benvenuto. Grazie caro Marco, come stai? Ciao. Piacere di incontrarti. Sempre. Bravo, grazie che sei venuto. In un posto meraviglioso, eh? Non è magia questa? Magia assoluta. Guarda, Lombardia, Valtellina, Valfurva, Parco Nazionale dello Stelvio. Ma che bellezza. Parco Nazionale dello Stelvio, che è uno dei posti più belli del nostro paese, non della nostra regione, e che merita di essere ancora più rivalutato, perché è veramente fantastico. Attilio Fontana, un caro amico, un amico della montagna, un grande appassionato di montagna. La montagna è un mondo che bisogna riuscire a capire, bisogna entrarci, perché è qualcosa di unico. Tu respiri l'atmosfera, respiri le bellezze ambientali, respiri la solitudine. Io credo che sia qualcosa di veramente unico. Io è il posto dove mi trovo meglio, la montagna, dove sono sempre a mio agio. L'ho portato a vedere quella magia che abbiamo nel nostro parco, il Parco Nazionale dello Stelvio, Montagne di Lombardia. Magia pura. Ecco, qui vedi proprio il ghiacciaio, 30 anni fa, ricopriva tutta quella balsa rocciosa, era tutta ricoperta, e usciva qua in cima. E ai tempi, quando hanno costruito il rifugio Forni, c'era la ghiacciaia, non c'erano i freezer, certo. I frigo. La carne veniva custodita nel ghiaccio, c'era la ghiacciaia qua. Pensa che storia. Ma quello anche a casa mia, Si prendeva la neve, sì. La si pigiava, facevano delle buche, c'erano questi contenitori, e per tutta l'estate ghiaccio rimaneva. Neve sghiacciata. Ghiaccio, certo. Perché quando, esatto. Certo. Infatti ci sono delle tipiche sul lago di Varese, ci sono ghiacciaie che risalgono al 1700. Ecco, questa è una zona di marmotte. Ecco qua che corre, guarda là nel prato anche. Là nel prato correva. E di sotto cosa c'è? Questa, ecco, questa è una cannoniera. Ah. Qui c'era praticamente posizionato un cannone. Qui c'era posizionato un cannone. Là sopra abbiamo comunque il Palun della Mare, che a suo tempo era il confine fra Impero Austro-Ungarico e il Regno d'Italia. Là sopra ci sono delle baracche, baraccamenti austriaci, per cui da qui difendevano eventuali la valle. Tentative di invasione. Ah, guarda là, quelli sono le guardie forestali. Adesso andiamo a trovare. Carabinieri forestali, sì. Ecco, loro sono anche loro custodi, perché anche loro, certo, sono sul territorio proprio per riuscire a osservare, controllare tutto quello che è inerente alla sicurezza, alle regole, eccetera. Vivendo a montagna a 360 gradi, credo veramente che sono queste persone ci sia assolutamente bisogno, come dicevamo poco fa, di queste persone. Quelle, che ci sia l'abbandono. Esatto, quelle che ci lavorano, quelle che ci studiano, quelle che lo tutelano, quelle che girano per difendere gli animali. Il grosso pericolo è lo spopolamento, ecco perché stiamo promuovendo tante iniziative per le aree interne, proprio per favorire e migliorare la qualità della vita, favorire le attività di queste persone che, come dici tu, sono i custodi del territorio, e migliorare la loro qualità di vita. Buongiorno! 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 Piacere, buongiorno! Buongiorno, piacere, Fontana! Vedi, a me piace anche questa bassa montagna, non siamo in alta montagna, queste valli,
dove non c'è niente, hai intorno tutta la corona delle Alpi, hai degli scenari meravigliosi, puoi camminare, bellissimi. La magia che si parlava prima, la gente cerca questo anche. A tutti, a diversi livelli, ogni livello ha una sua, ogni suo livello. Fascino. E adesso torniamo al campo base. Eh? Perfetto. Adesso torniamo al rifugio. In questo rifugio si mangia divinamente. Ma qui si mangia bene sempre. Beh, c'è da dire che in Lombardia si mangia bene. Si mangia bene. In Valtellina, in Valfurva si mangia bene. Ma abbiamo i prodotti. Abbiamo i prodotti buoni. Migliori del Il mondo. Vino buono. Certo. E adesso con le Olimpiadi ci sarà un'altra possibilità di mostrare il territorio al mondo. Eh sì. A tutto dobbiamo mondo. Essere pronti. Ci saranno miliardi di persone che ci vedranno, quindi dovremo essere belli e bravi, dimostrare quanto sono belli i territori e quanto sono bravi i lombardi nell'organizzare. Eccoci! Ritornati alla base. Oh! Buongiorno! Lui è il rifugista, piacere, il nostro custode, il rifugista Rifugia Forni. Valtellina si mangia bene e si beve bene. E si beve bene. Ecco, sì, in tavola abbiamo i prodotti tipici della nostra zona, che abbiamo la slinzica di cervo, il scimudin, che è il formaggio locale casera, e poi lo speck fatto qui nella Bormiese, la coppa, la bresaola, il salame, sì, il lardo tipico della nostra zona. Sono tutti prodotti qui in zona, qui nella nostra valle. Vedendoli sono bellissimi. Io sono sicuro che saranno anche buonissimi. Certo, sono molto buoni. Bene, grazie. Allora, buon appetito, grazie a voi. Grazie mille. Attilio, giornata? Perfetta. Speciale. Conclusa alla base della grande scalata. Grazie della bellissima giornata e a tutti i lombardi e a tutti i turisti, venite in questi territori, sono bellissimi, si sta benissimo e ci sono persone eccezionali come Marco. Attilio, guarda, ti regalo questo, il mio ultimo libro. Grazie. Che io ho dedicato e ho finito col primo lockdown e ho dedicato a tutte quelle persone, medici, infermieri, forze di polizia, volontari che in questo periodo del Covid ci hanno veramente aiutato tantissimo, hanno fatto la differenza, per cui Grazie a loro dedicato. Grazie per il libro e soprattutto grazie anche per averlo dedicato a loro, perché sono state tutte persone fondamentali per superare quel momento drammatico. Hanno fatto la differenza, veramente. Sì. Grazie Marco. A presto. A presto e grazie.